Uscire in questo modo dalle sterili contrapposizioni o dall'elogio storicistico e decostruttivo delle tracce significa restituirle al gioco delle immagini quella forza che le rende punto di avvio per la costruzione di un intero, in cui ogni piccola parte possiede una forza morfogenetica. Le ultime pagine della Recherche Proustiana, un'altra Parigi con Eva Berti, e forse da lui non così lontane, mostrano per esempio che alcuni segni particolari, pur essendo linguaggio, hanno senso solo nella loro tensione all'universale. Là dove io cercavo leggi universali, mi chiamavano rovistatore di particolari. E soprattutto autentico senso simbolico della forma artistica, possibilità di attraversare il tempo in modo da acquisire un posto ben altrimenti considerevole accanto a quello così angusto che è riservato loro nello spazio. Scusate. Un posto ben altrimenti considerevole accanto a quello così angusto che è riservato loro nello spazio. Un posto, al contrario, prolungato a dismisura, poiché simultaneamente si toccano giganti immersi negli anni, epoche da loro vissute, a tanta distanza l'una dall'altra, e tra le quali tanti giorni sono venuti a interporsi nel tempo. Il grande storico delle immagini, Ebi Warburg, sosteneva che l'essere delle immagini consisteva nel formare uno stile, che è poi la capacità di esibire delle sopravvivenze. Per cui, applicando questo principio alla storicità dell'opera di Berti, si può affermare che egli, pur nei limiti della sua poetica, disegna per la pittura proprio il compito di fondare tali sopravvivenze, traccia del nostro passato e quindi della nostra stessa storia all'interno di un quadro che sia simbolico, che riconcili cioè in un tessuto unitario le differenze stilistiche che il tempo ha disegnato. Sono artisti come Berti e non solo i grandi maestri del Novecento a farci comprendere che ormai viviamo in quello che il poeta Hölderlin chiamava tempo della povertà, perché laddove mancano culture dominanti e unitarie nella loro volontà di dominio, ideologie o fedi capaci di tutto inglobare e di rendere il dialogo una questione interna e non un confronto con il mondo, la capacità di rinnovare gli orizzonti teorici è imbrigliata, se non imprigionata, e ondeggia tra l'assolutismo diabolico e l'altrettanto diabolica retorica della chiacchiera e del futile. Il tempo della povertà ha la sua bellezza, come è giusto che sia, dal momento che, come scrive Baudelaire, altro cantore di una Parigi non dissimile da quella di Berti, siccome ogni secolo e ogni popolo ha avuto la propria bellezza, noi dobbiamo avere per forza la nostra. Nell'epoca delle folle, in cui nelle strade delle nostre città circolano tipi umani estremamente differenziati, di cui è difficile costituire una tipologia, non si può pensare che la bellezza della città medesima sia un'entità astratta da queste folle lontane. La modernità, scrive Baudelaire, è il transitorio, il fuggitivo, il contingente, la metà dell'arte, di cui l'altra metà è l'eterno e l'immutabile.
In questo contesto, la bellezza che l'arte offre per riprendere a stenderla è una promessa di felicità, non un possesso sicuro. Una promessa che si confronta con le situazioni contingenti che la società ha costruito, con il trucco, l'artificiale, con tutti quegli elementi che fanno parte della quotidianità e che non possono venire scotomizzati. Per non perdere la realtà stessa e il suo senso. Sono quegli artisti che si pongono nei margini e nelle pieghe della nostra contemporaneità a far comprendere che la bellezza non è apparizione trionfante della verità, bensì esibizione di una natura simbolica e dunque trucco della realtà, una sorta, come scrive Baudelaire, di deformazione sublime della natura.